avevamo l'intenzione di creare qualcosa che desse anche una mano per la deambulazione e anche allo svolgimento delle faccende, delle incombenze quotidiane, e che inoltre tenesse sotto controllo la sicurezza della casa. E quindi abbiamo creato questo, che è un robot maggiordomo, Battista. Dopo Tutor 1, il robot badante, arriva Battista, il robot maggiordomo, creato anche in questo caso dagli studenti dell'Isis Fermi di Bibbiena. Si tratta di un robot nato per sostenere le persone fragili, aiutandole così nello svolgimento delle azioni quotidiane. Sempre al bisogno per aiutare le persone, ad esempio per aiutare persone con difficoltà motorie o con persone anziane, problemi fisici. È un facchino instancabile, può trasportare pesi e spostarli anche tramite il braccio robotico che è posto sulla... è molto robusto e pesante e quindi può essere usato per fare delle passeggiate come tutore. Battista inoltre può addirittura garantire la sicurezza della casa grazie ai sensori di cui è dotato. Qui c'è comandato da Arduino un display che controlla la temperatura e l'umidità. C'è un sensore di gas che rileva perdite di gas in caso appunto di guasto, un sensore di luminosità, vedete se manca la luce, si illuminano i LED, un sensore a ultrasuoni che può servire anche come sistema anti-intrusione, cioè il robot posizionato all'ingresso della porta avverte se qualcuno entra in casa, nell'appartamento o nella stanza. Il progetto al quale ha preso parte la classe seconda A professionale dell'istituto parteciperà a Maker Faire, il più grande evento europeo sull'innovazione in programma dal 12 al 14 ottobre 2018 a Roma. Per realizzarla ci abbiamo impiegato molto tempo, ma vedere i risultati alla fine ne vale proprio la pena.